la Bibbia da Genesi ad Apocalisse testimonia di questa vittoria sulla morte. Gesù stesso è lui l'ispiratore infallibile di ogni libro della Bibbia. È in Genesi che Gesù assume il carattere del creatore, è nell'Esodo che lui assume il carattere del liberatore, è nel Levitico che egli si manifesta al capitolo 16 come il sacrificio perfetto per l'espiazione dei nostri peccati. Nel libro dei Numeri Gesù è la Shekinah che guida il popolo di Israele verso Canaan. Nel Deuteronomio è colui che conduce Israele fuori dal deserto. Nel libro di Giosuè è l'angelo del Signore che ha la spada sguainata, pronto per conquistare Gerico. È un giudice che è l'invisibile che porta avanti il suo piano nonostante il momento difficile. Nel libro di Ruth è lo sposo che riscatta una moabita. Siamo stati riscattati tutti quanti, eravamo morti nei falli e nei peccati. E nel primo e nel secondo libro di Samuele egli è nel profeta Samuele che manifesta la voce potente per il richiamo alla fedeltà. È presente nel regno di Davide, sarà il regno di Davide il regno che resterà per sempre. Nel primo e nel secondo libro dei re e nella potenza di Elia e nei miracoli di Eliseo e in prima e secondo cronache e nella storia e tutto quello che avviene non è per caso. Nel libro di Esdra Gesù si manifesta come colui che è invita a ritornare alla legge, e in Nemia è lo spirito che rende questo uomo forte, impegnato nella costruzione delle mura. E in Ester e nell'intercessione di Ester la scrittura dice che lui intercede per noi, e quando Gesù intercede le cose si realizzano nella nostra vita. E in Giobbe è il Redentore che vive, il mio Redentore vive. Nel libro dei Salmi è il buon pastore, nei Proverbi è la saggezza personificata e nell'Ecclesiaste è il vero senso della vita. Nel Cantico dei Cantici è l'amore puro, profondo, sublime per la sua sposa, per la sua chiesa. E nel libro di Isaia è il giusto che soffre, che porta i miei e i tuoi peccati, e per le sue lividure abbiamo avuto guarigione. Alleluia. E nella cisterna con Geremia, nel profeta, nel libro delle Lamentazioni è la grazia che si rinnova ogni giorno, e in Ezechiele lo spirito che fa tornare alla vita le ossa secche, e in Daniele è colui che è presente nella fornace ardente e nella fossa dei leoni. In Osea è colui che riscatta il popolo che continuamente si prostituisce, e in Gioele è lo spirito che scenderà negli ultimi tempi su ogni carne, e noi siamo testimoni di questo spirito che in maniera reale è scesa sopra di noi. In Amos è colui che ci invita a rimanere pronti per incontrare il nostro Dio. In Giona è colui che scende nel ventre della terra per 3 giorni per giustificarci e riscattarci. In Ageo è colui che ci anima a riprendere i lavori quando ci stanchiamo. Non ci stanchiamo di servire il Signore. Gesù sa per ritornare. Potrei parlarvi di Abdia, di Michea, di Nau, di Abba, di Sofonia, i quali ci invitano a un ritorno a Gesù, a Dio, alla parola. In Ageo, in Zaccaria, in Malachia, profeti che hanno dato visione intorno all'opera celeste del Calvario, negli Atti degli Apostoli, all'interno dei quali ci siamo anche noi. È lo spirito che rende viva la Chiesa. Nelle Epistole, lui è la nostra trottina. Nell'Apocalisse è il re che torna. Dillo insieme a me: io non morirò.
e annuncerò le opere del Signore.